Il 7 novembre del 2004, Monsignor Serafino Sprovieri, arcivescovo metropolita di Benevento, guida un nutrito gruppo di pellegrini della sua diocesi a San Giovanni Rotondo. Nell'omelia della celebrazione eucaristica nella chiesa di San Pio, ha invitato i fedeli a vivere l'esperienza della preghiera autentica sull'esempio di Padre Pio. Spero tanto che ognuno abbia fatto, venendo in questo luogo dove è vissuto e ha sofferto, uno che si è definito un uomo che prega, un frate che prega, l'esperienza di una preghiera autentica. È importante e fondamentale, perché ogni volta che noi facciamo esperienza della preghiera autentica, abbiamo la percezione di essere vivi davanti al grande vivente, il nostro Padre che è nei cieli. L'espressione, che dunque ha valore di genitivo soggettivo, cioè Dio sceglie Abramo, Dio sceglie Isacco, Dio sceglie Giacobbe, Dio sceglie il suo popolo, Dio, lo stesso Dio sceglie Mosè mandandolo a liberare il suo popolo. A questo punto, ecco, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, il popolo diventano interlocutori di Dio, cioè Dio li invita ad essere suoi alleati. E voi sapete, Dio è eterno. E l'uomo è nel tempo, Dio è infinito, l'uomo è piccolo, ma per il fatto che Dio chiama Mosè, allora Mosè diventa interlocutore di Dio, chiama Abramo, Abramo diventa interlocutore di Dio. E allora, ecco, dice Gesù, Dio, chi è? Un Dio di morti? È un Dio di vivi. E chi è chiamato da Dio partecipa alla sua eternità e quindi si immerge nel mondo divino. Sapete perché noi siamo persone? Persone vuol dire esseri originali. Non c'è nessuno come noi in tutta la storia passata, presente e futura. Perché siamo persone? Perché la legge ci riconosce come esseri umani, no? Siamo persone perché Dio ci ha chiamati. E chi viene chiamato da Dio diventa speculare a Dio, diventa riflesso di Dio. Ecco, tu, Abramo, sarai per sempre Abramo. Per quanto Dio sarà Dio, pertanto Abramo sarà davanti a Dio il suo interlocutore. Ecco la ragione profonda che porta Gesù a favore della risurrezione. La risurrezione c'è perché Dio ama l'uomo e Dio lo vuole con sé. Noi apparteniamo ai viventi di questa terra, ma Dio si è rivolto pure a noi, con la sua benevolenza, con la sua grazia, con la sua parola. Quindi anche con noi Dio ha intessuto questo rapporto dialogico di alleanza, ed è questa alleanza che Dio ha con noi, che ci nobilita e ci rende sicuri di vivere eternamente, perché Dio non si coinvolge così per passatempo. Dio non fa la raccolta delle foto. Gli uomini che sono vissuti prima di noi attualmente non sono in un pantheon di fotografie, ecco, immagini sbiadite di esseri viventi che il Signore
ogni tanto guarda, come noi quando sfogliamo l'album di famiglia. No, Dio è il Dio della vita, e coloro che hanno rapporto con Lui partecipano per sempre al suo mondo divino e quindi all'eternità della vita. Ecco, una pagina strana per alcuni aspetti che contiene questa grande conferma teologica alla nostra eterna vita con Dio. San Pio è con Dio, i santi sono con Lui, le anime dei fedeli defunti che abbiamo ricordato il 2 novembre sono con Dio, e anche noi, fra cent'anni, saremo con Lui, soltanto con Lui. E proprio perché saremo con Lui, siamo nel cuore dell'universo, come signori, insieme col Signore di tutte le cose. Ecco la felicità che ci chiama e che ci aspetta, soprattutto vivendo in conformità alla legge di Dio e utilizzando la preghiera come questo filo di collegamento continuo con Lui per ottenere una grazia sempre più abbondante e quindi andare avanti nella gioia e nella serenità fino all'ultimo traguardo. San Pio benedica i buoni propositi che nei vostri cuori ha suscitato la parola di Dio, e la Vergine benedetta ci ottenga la grazia, il coraggio, e lei, questa grande mamma, non come la mamma dei Maccabei, la mamma che conforta tutti gli uomini che soffrono, incoraggiandoli ad andare avanti, senza lasciarsi spaventare dalla croce di Cristo, perché per crucem ad gloriam si arriva alla risurrezione con Gesù, anche purificandoci attraverso le sofferenze che il Signore ci dovesse inviare. Ci ha lodato Gesù Cristo.